Roberto Baselli. Io penso che Moreno Longo sia un assicuratore. Per me un allenatore deve dare qualcosa in più alla squadra. E allora dobbiamo avere testa, dobbiamo avere cuore, tutto l'arcato, un assicuratore tutto preciso. Moreno mio, ma perché Ansaldi? Perché me l'ha messo alla fine Ansaldi? Quando incontriamo lui andiamo in palla, no? Siamo un circo. Ste regole, ma sono uguali o sono interpretazione? Il futuro del Toro è nelle tue mani. No, il ciuffo lo tengo a sinistra. Non me ne frega niente, il ciuffo lo tengo a sinistra, non me ne frega. Mi pettino come me te le prossime volte. Mi pettino come me te. Ciao ragazzi, benvenuti alla sesta puntata di Andrà Tutto Toro, la trasmissione meno seguita del web, il circo del web, la trasmissione più pazza, stupida, incoerente, incredibile, inafferrabile, ignorante del mondo, la trasmissione che sta sotto, la trasmissione sommersa, i video che nessuno guarda, che tu li metti subito dopo la partita e che tu li metti dopo due giorni, ma nello stesso tempo anche la trasmissione più, i video più montati del mondo e che hanno meno risonanza rispetto al lavoro che viene fatto possibile. Bene, dopo questo sfogo io direi che possiamo parlare di Moreno Longo. Moreno Longo, avevo detto l'altra volta che mi stava sulle balle perché non dava un imprinting alla squadra, e invece mi devo ricredere, perché in effetti Moreno Longo sta tutta la partita ad incitare i giocatori, sta tutta la partita con gli occhi sbarrati, così aperti, a dire le cose, e a me questa cosa cazzo piace. Lo stimo, non so cosa gli dica, potrebbe anche essere che gli dica ciao! Però lo stimo, mi piace, e mi piace il fatto che a fine partita prenda tutti quanti, metta tutti quanti attorno e li parli. Sono cose che a me piacciono rispetto alla figura d'allenatore morta che fa il suo e poi boom. A centrocampo abbiamo Rincone e Meite, secondo me sono una coppia che è molto complementare, perché Rincone è un medianaccio che non dà qualità, però dà grinta, mentre Meite è un estroso. È uno che vive di giocate. Cioè, vuol dire che ieri Rincon ha giocato male, per me ha fatto due o tre cazzate, per quanto poi nell'azione del gol abbia fatto una buona cosa, e invece Meite devo dire che ha giocato bene, perché è riuscito, giocando contro il Brescia, giocatori meglio scarsi, a mettere in mostra quello che è il suo ego, che è il suo modo di essere, di giocare, quindi un modo estroso, fatto di tocchetti, di cose così, è riuscito a far sì che questi giochetti, questi tocchi andassero a buon fine, di conseguenza è risultato molto utile e piacevole da vedere giocare. Ha fatto un assist alla Totti per Verdi, quindi Meite è veramente, veramente tanta roba ieri. Il fatto è questo, che a me fondamentalmente Meite piace, solo che mi dava fastidio quando, non essendo un giocatore che dà l'idea di dare tutto, nel momento in cui fai giochetti e non gli riescono, ti sta sul cazzo. Diciamo che con tutte le dovute proporzioni, un po' come il Pogba della Juve alla Juve, che tra l'altro ha visto i tifosi in maniera molto polemica. Verdi, finalmente, dopo essere stato l'acquisto più oneroso della storia del Toro, ha giocato semplicemente come doveva giocare, in base a quanto è stato acquistato. Quindi per me non è che a Verdi c'è da fare chissà quali elogi, dovrebbe giocare così sempre, né più né meno. Abbiamo vinto, per me questa non è una vittoria importante per la salvezza, perché non, per me è un insulto, parlare di obiettivo salvezza, è veramente un insulto. La salvezza non è neanche il minimo, è una cosa di cui bisogna anche tener conto. Quest'anno abbiamo fatto cagare in tutti i casi, perché arriveremo dal, cioè non stiamo neanche lottando per andare in Europa League. Zaza ha fatto gol, bravo, perché comunque non è mai facile fare gol. Per il resto tutto ignoranza continua, una roba allucinante, veramente totale. Il Brescia comunque è riuscito a rendersi pericoloso quando doveva, quindi diciamo che sono sempre stato lì con la paura. La prossima andiamo a Milano contro l'Inter. C'è da dire una cosa: contro l'Inter, a parte mi pare l'ultima partita che abbiamo fatto negli ultimi 4-5 anni, abbiamo sempre tirato fuori delle grandi prestazioni, e non so come, si vede che noi quando incontriamo l'Inter giochiamo bene. Secondo me, ragazzi, non perdiamo, pareggiamo, ma tanto alla fine non stiamo lottando per un cazzo, quindi fanculo. Mi raccomando,
mandate numerosi, 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 numerosi video, come già state facendo, ad andratuttotoro@gmail.com. Video in cui parlate del toro, in cui parlate della situazione del toro, in cui mi insultate, in cui dite cose rispetto a quello che accade in questa serie di video. Ok? Sul toro e non sulla parete appena passata, eccetera. Così compariranno nella cornice magica. Benvenuti nella mia panda. Ok, fine, finito? Già fa caldo, la gente ha caldo, direi veramente di finire qua, andiamo tutti in piscina e via. Sembra.